dai ricci alle trecce, dal beehive ai tagli a scodella, dai codini ai dreadlock. Mantenere i nostri capelli sani è una necessità che condividiamo tutti. Ma se non avessimo shampoo o balsami a nostra disposizione, cosa accadrebbe al nostro cuoio capelluto? Se fossi diversamente capellone, beh, chapeau! Questo video potrebbe non esserti particolarmente utile, ma la verità nuda e cruda è che lavare i capelli potrebbe essere più importante di quanto si pensi. Cosa usava la gente per lavarsi i capelli prima dello shampoo? Perché evitare lo shampoo per un breve periodo potrebbe essere salutare? E quali sono i rischi derivanti da una scarsa igiene dei capelli? Questo è cosa succederebbe se non ti lavassi i capelli per un anno. Benché lo shampoo sia parte della routine quotidiana per la stragrande maggioranza di noi, il movimento No Poo sta lentamente guadagnando terreno. Giusto per essere chiari, il poo a cui mi riferisco è lo shampoo, non l'altra cosa in inglese. Questo movimento No Poo non è per tutti e può funzionare solo per certi tipi di capelli. Le persone con capelli secchi e sottili, che non producono molto olio, potrebbero trarne vantaggio. Tuttavia, se avessi una folta selva di capelli, beh, faresti meglio a prendere carta e penna ed iniziare a prendere nota. Con alcuni tipi di shampoo, che contengono detergenti chimici aggressivi che causano secchezza, molte persone stanno provando alcune alternative piuttosto eccentriche per mantenere i loro capelli sani e lucenti. Ma cosa faceva la gente prima dell'invenzione dello shampoo? Nel subcontinente indiano, una sostanza simile allo shampoo veniva ottenuta bollendo il sapindus, un albero tropicale insieme all'uva spina indiana. Le bacche di sapindus, conosciute anche come bacche di sapone, contengono le saponine, un tipo di sostanza chimica organica che forma una schiuma saponosa. Ed è proprio questa schiuma che aiuta ad assorbire tutti gli oli, lasciando i capelli morbidi e gestibili. La parola shampoo deriva dal termine sanscrito champo, che descrive l'antica pratica indiana di massaggiare e rilassare la testa. Gli antichi greci e romani utilizzavano l'olio d'oliva per mantenere i loro capelli morbidi ed elastici. Aggiungevano anche un pizzico di aceto per aiutare il risciacquo e schiarire il colore dei capelli. Quindi, se non ti infastidisse che i tuoi capelli odorino di insalata, beh, potresti considerare questa opzione. Nel Medioevo, molte persone non potevano permettersi di farsi la doccia di frequente. In alcune parti d'Europa, alle donne, veniva consigliato di applicare una miscela di orzo, sale e grasso d'orso sui capelli per aiutarli a crescere. Che dire, quantomeno era organico al 100%. Durante il Rinascimento, le donne in Italia usavano spesso sapone di liscivia insieme al grasso di pancetta e alla liquirizia come balsamo. Per quanto io ami la pancetta e la liquirizia, penso che mi limiterò a continuare a mangiarle. Nel XVIII secolo, indossare la parrucca divenne un segno distintivo dell'alta nobiltà, sia per gli uomini che per le donne. Alcuni medici consigliavano addirittura alle donne di rompere le uova sulla testa per mantenere i capelli sani. Andando avanti, non fu fino al 1930 che lo shampoo liquido che conosciamo e amiamo oggi divenne un fenomeno diffuso. Dopo 20 anni di intenso marketing su giornali e riviste, la moda prese piede e venne instillata nelle persone l'aspettativa culturale di lavarsi i capelli. Ma allora, perché esattamente alcuni stanno iniziando a boicottare lo shampoo? E cosa accadrebbe se evitassimo del tutto di lavarci i capelli? Beh, se non facessi molto esercizio fisico o se vivessi in una zona caratterizzata da un clima particolarmente secco, potresti avere più successo con il movimento no washing. Ciò è dovuto a una diminuzione della produzione naturale di olio, come il sebo, che aiuta a mantenere i nostri capelli idratati. Ma se avessi dei capelli grassi e spessi, potresti avere problemi più seri del semplice svegliarti una mattina con i capelli arruffati. Molte persone sostengono che dopo diverse settimane passate senza lavarsi i capelli, questi diventino più spessi e voluminosi naturalmente.
Perciò, a breve termine, a seconda di quanto siano grassi o secchi i tuoi capelli, questa opzione potrebbe rivelarsi vantaggiosa, sia dal punto di vista estetico che da quello finanziario. Ma se continuassi così per diversi mesi, beh, la tua nuova acconciatura potrebbe iniziare ad emanare un cattivo odore. Devi sapere che i capelli trattengono l'umidità, permettendo ai batteri di accumularsi sul cuoio capelluto non lavato. Ciò potrebbe portare a un'infezione, a causa di tutte quelle cellule cutanee morte, la sporcizia di batteri che i tuoi capelli avrebbero accumulato nel tempo. Dopo un mese ti ritroveresti con un cuoio capelluto pruriginoso e con un odore acre. Da circa 6 mesi ad un anno, i batteri si accumulerebbero ed intaserebbero i tuoi follicoli, il che potrebbe portare a brufoli indesiderati, diradamento dei capelli, perdita di capelli e, se avessi coinquilini, forse anche allo sfratto. Sebbene non ci sia una ragione medica per fare lo shampoo ai capelli, certi tipi di shampoo medicati possono essere un toccasana per chi soffre di psoriasi del cuoio capelluto. Condizioni come l'eczema o la forfora potrebbero peggiorare con l'utilizzo degli shampoo tradizionali, che contengono detergenti aggressivi. Se tutta questa faccenda dello shampoo ti stesse facendo mettere le mani nei capelli, ci sono diverse alternative là fuori, come l'olio di cocco o il bicarbonato di sodio e l'aceto di sidro di mele. Ma per favore, non basarti esclusivamente su quanto riportato in questo video. Non tutti i capelli funzionano allo stesso modo. Quindi, assicurati di fare le tue ricerche prima di provare qualcosa di drastico. Mentre avere i capelli lunghi potrebbe tornare in auge, che dire delle nostre unghie? Quanto potrebbero crescere? E se non avessi le unghie, sarebbe salutare? Beh, ma questa è una storia per un altro. Cosa succederebbe se... Ehi, se ti è piaciuto questo episodio, clicca mi piace e non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato e per non perderti il meglio di Cosa succederebbe se...